Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Dovalan Red. Come vedete siamo ritornati dopo un bel po' di tempo con Europa Universalis 4. L'ultima volta ci siamo fermati che siamo entrati in guerra contro Borgogna e noi dovevamo risolvere i problemi di rivolta che si trovano a Mantova. A parte ciò, ormai Castiglia è stata disintegrata, quindi non so se vedremo un giorno la Spagna, ma non credo, perché Portogallo è diventato molto grande, a differenza di prima, si è preso un bel po' di territori. Però ha perso qualcosa in Marocco, ha perso un territorio. Vabbè, tralasciando ciò, ritorniamo in partita e iniziamo a giocare. Allora, Austria ci ha messo come rivale, questo è un vero problema, perché potrebbe attaccarci in qualsiasi momento. Allora, per favore, togli questo. Quanti soldi prendiamo? Ok, ce la facciamo a reggere queste cose. Perfetto. Ok, ora possiamo convertire la religione delle piccole isolette. Ah, ricordo bene che avevo due rivolte, però dobbiamo risolvere prima questa e poi l'altra. Allora, attacchiamo questa, prima cosa. Così la eliminiamo assolutamente e cerchiamo di spostarci al più presto verso queste altre rivolte che sono abbastanza forti a quanto pare. A parte ciò, ragazzi, ci manca l'unico da annettere, Corfu, così abbiamo tutte le zone delle isole qui e possono darci un bel po' di soldi. Poi dovremmo diventare più presto in Italia più forti, perché l'Austria potrebbe attaccarci, anche gli ottomani non ci vedono di buon occhio, insomma, quindi abbiamo un po' di problemi con diversi paesi. Come vedete, ora noi abbiamo il forte di Mantova che potrebbe, se Milano in futuro dovesse attaccarci, noi abbiamo il forte di Mantova che potrebbe proteggerci ulteriormente. Però non credo che lo faranno sia Austria che Ottomani la guerra, perché comunque siamo alleati con la Francia. E a parte essere alleati con la Francia, siamo alleati anche con Boemia, Francia e Savoia, quindi abbiamo buoni rapporti con un bel po' di stati abbastanza forti. Quindi l'Austria difficilmente potrebbe attaccarci finché abbiamo queste alleanze. L'unica forse che potrebbe disturbarci sono proprio gli ottomani, perché giustamente sono molto forti. Poi gli altri stati non riusciranno ad attaccarla così velocemente. Ci vuole un po' di tempo che si spostano. Comunque l'assalto è finito dei ribelli. A quanto pare dobbiamo andarla a liberare più presto. Abbiamo 10 anni di tempo. Vabbè, facciamo così. Dobbiamo aumentare un po' di Repubblica tradizionale, perché se non mi sbaglio, non mi ricordo chi abbiamo noi. A 60 anni, quindi non conviene potenziarlo. Appena usciamo uno giovane, possiamo sfruttare i nostri punti per potenziare il nostro piccoletto. L'unico problema ora per attaccare questi ribelli è molto dura, perché possiamo trasportare 13.000 unità, dobbiamo fare 13.000 contro 13.000. Volevo portarne di più, però i territori non possono essere attraversati se non messi nella nave. Allora, no, cavolo, pure i ribelli a Creta. Siamo seri? Allora, ora non mi ricordo precisamente che idea avevo detto di sbloccare all'inizio. Questo è un vero problema, però in teoria, ora che cavolo sblocco? Secondo me dovremmo un po' occuparci dell'esercito. Prima faremo qualcosa di militare, poi avrei pensato direttamente di fare economia e trade. Ora noi puntiamo sul militare e puntiamo sulla qualità delle truppe. Perché giustamente offensivi e difensivi con Venezia non è un granché. Comunque sono ribelli nobili. Allora, spostiamo altre tre truppe, assolutamente. Allora, creiamo una nuova unità. Ok, va bene, perfetto. Allora ragazzi, forse questo è il primo gameplay di Europa Universalis, è un po' più veloce e pieno di battaglie. A parte che siamo anche in guerra e mi è morto anche questo tizio. Ok, perfetto, mettiamo questo. Ah, io ho puntato su un militare per le idee, quindi il prossimo dovrà essere con 4 militare, così aumentiamo anche le idee più velocemente possibile. Anche se a tecnologia siamo molto messi bene, sì, a quanto pare. Vabbè, facciamo le cose con calma. Non abbiamo molta fretta. Spostiamo
siamo con quella amministrativa tecnologicamente indietro. Quindi quella militare possiamo sfruttare i punti per le idee, che comunque ci serviranno. Più presto aumentiamo la potenza delle nostre truppe, più abbiamo possibilità comunque di competere contro nazioni un po' più forti. Abbiamo diversi soldi, direi di un po' costruire altre chiese se c'è spazio. Vediamo un po'. Il problema è che dovremmo potenziare un po'. A Venezia è già potenziato il mercato. No, ok, perfetto. Quello di Venezia deve essere assolutamente potenziato. Ottomani garantisco ancora Ragusa, che in teoria mi servirebbe per diventare molto più forti. Allora, prima cosa, mettiamo le navi qui a mare. Seconda, mettiamoci le truppe dentro. E andiamo ad attaccare queste truppe sperando in una vittoria e non in una sconfitta. Almeno ci spero. Ragazzi, passiamo la nave qui così blocchiamo anche il porto. Oh, cavolo. Abbiamo i punti repubblicani quindi. Oh, cavolo. Qui mi sa che dobbiamo perdere punti. Porco Giuda. Non posso perdere stabilità attualmente, già abbiamo un po' di rivolte. Non vorrei che ne arrivassero altre. Poi non ho punti per potenziarla e mi serve per aumentare la tecnologia assolutamente. Abbiamo territorio svantaggioso, tutto svantaggioso per noi. Sperando che il morale faccia il suo lavoro. Ok, il morale sta facendo il suo lavoro grazie al mo. Perché noi abbiamo 3.5 e loro 3.2, avendo la tecnologia più alta dei ribelli. Quindi la vittoria è sicura. Oh, forse no, perfetto. Siamo nella merda assoluta e non c'è un manpower. Spostiamo le truppe di nuovo su Naxos. Porco Giuda, sti ribelli. Dovrei fare altre cog, mi sa. Però il problema è che ci mette un bel po' di tempo. Facciamo di queste cog, vai. Facciamo a Istria e Friuli, altre due, così portiamo altre truppe. Questa è la cosa che odio delle isole. In attacco sono. È difficilissimo attaccarle, assaltarle, perché hanno molti vantaggi. Vabbè, qualsiasi territorio attaccato via mare comunque c'è il vantaggio assoluto per la difesa. Quindi è molto più difficile. Di solito quando conviene attaccare dal mare, il territorio è consigliato tipo. Aspettate, non so se ce ne sono. Tipo Verona. Attaccato dal mare dà molto più vantaggio alle unità d'assalto. Per il semplice fatto perché. Non è come ad esempio Venezia. Tipo Venezia è costiera il territorio. Sembra che non dia vantaggi, ma in teoria comunque dà un po' di vantaggio, lo dà. Anzi, non un po', potrebbe essere anche molto di più. Cioè, tipo come se ci fossero colline, montagne. Quindi dà un buon vantaggio. Aspettiamo un attimo, vediamo entrare le truppe. Non c'è più manpower, ragazzi, guardate quante rivolte. Sono messo male, cioè, i ribelli. No, aspetta, rimani qui. Dobbiamo fare una cosa alla volta, mi sa. Ah, si sono spostati i ribelli di qui, ok, perfetto. Quindi facciamo una cosa. Assolutamente andiamo a eliminare questa rivolta. Hanno meno truppe adesso. Dobbiamo muoverci velocemente. Attacchiamo adesso. Speriamo, ragazzi, speriamo. Ho recuperato un bel po' di truppe, ma dovremmo avere un po' di vantaggio adesso. Ok, io direi militare. Dagli, ok, abbiamo vinto questa battaglia. Perfetto, ragazzi, abbiamo vinto. Abbiamo il morale molto basso, veramente basso. Allora abbiamo. Siamo un po' rovinati. Queste rivolte non posso attaccare il territorio svantaggioso, quindi dobbiamo accettare un po'. Cioè, un po' a subire le sberle, insomma. Mettiamo le navi qui così aiutano l'assalto. E tra poco possiamo annettere anche Corfu, così abbiamo anche quelle 2000 unità che possono servire. Ah, posso costruire il Negroponte, a quanto pare la chiesa, però non so se. Da. Abbiamo un po' questo alta. Servono i punti amministrativi. Porco giù, tutto amministrativo i punti. Ok, io direi di puntare ora per l'abilità delle truppe. Tanto siamo avanti del 70%, quindi. Non è un problema. Anzi, più aumentiamo le
le idee, poi sblocchiamo le idee veneziane. Ad esempio, questa qua è utilissima, che il costo delle galee diminuisce di tantissimo e abbiamo il limite navale aumentato, che è molto utile per Venezia. Può sembrare una stupidaggine, ma non è così. Visto che attualmente il nostro massimo è di 29 navi, anche se ne stiamo facendo altre due. Quindi diciamo che stiamo superando la norma. Non posso aiutare Francia in guerra, però a quanto pare sta un po' vincendo, un po' perdendo, non so dirvi. Abbiamo il 53% di Wurzburg, sì, questo è vero, però visto che le truppe di Borgogna non sono messe male, quindi non so. Però visto che Borgogna sta sparpagliando le truppe a caso, le sta perdendo inutilmente. Allora, qui ci sono delle truppe, non so di chi sia, Napoli. Quindi credo che Napoli ci aiuterà in questo assalto. Vediamo. Ok, ci aiuta. Fortunatamente Napoli di buon cuore ci aiuta in questa battaglia. Allora, noi aggiungiamo queste navi alla nostra flotta, che attualmente gli ottomani probabilmente ci hanno superato di flotta. E ho visto 27.000 unità lì e noi non ci abbiamo manpower. Che cosa brutta. Ma dobbiamo ringraziare Napoli che ci aiuta nell'assalto, fortunatamente. Abbiamo perso molte truppe in questa giornata, veramente tante, e siamo messi veramente malissimo. Io direi di aumentare la velocità adesso perché non dobbiamo fare quasi nulla. E possiamo lasciare così un po', anche se sono passati 2 anni, quindi il gameplay sarebbe corto in teoria. Ok. Noi abbiamo fatto tutto il lavoro qui. Dobbiamo andare un attimo anche. Dove dobbiamo andare? Ah, in Creta. Ci andiamo assolutamente. Ok. Spero che queste rivolte siano finite per adesso. Ok, la guerra civile anche per. Cioè, noi non era una guerra civile, ma per quanto riguarda Borgogna, non so se è iniziato o è finita. Non l'ho letto velocemente. Comunque, portiamo le truppe a casa. Prima che ne vogliono altre, non recuperiamo un cavolo. Ok, abbiamo convertito la religione di una delle isole. Direi di farlo su Negroponte, che ci vuole meno tempo. Porco Giuda, per forza ci vuole far perdere stabilità questo gioco. Devo per forza aumentarla, devi dire. Perché sennò ci creano molte rivolte, problemi di rivolta. Ok, abbiamo vinto la guerra contro Borgogna, anche se non ho fatto un tubo, a quanto pare. Ok, Corfu è cattolica, perfetto. Dove abbiamo cambiato? Ah, su Naxos abbiamo cambiato religione. Cosa? Ah, i malus, porco Giuda. Mettiamo le tasse perché. Non dice, forse è qualcosa che non ho mai visto. Dico tutta la verità. Io direi di aumentare un altro po' il prestigio, che così abbiamo più morale, più punteggi su svariate cose. Ad esempio, il prestigio è importante perché aumenta il morale del 3.5 degli eserciti e delle navi. Quindi è un grande vantaggio per il nostro esercito. Comunque uniamo i due eserciti, è inutile da tenerli separati. C'è morto anche il generale a quanto pare. Che palle. In teoria è vero, noi possiamo usare. Aspetta, vediamo l'età. 40 anni, non mi convince, è un po' troppo vecchio. Madonna, stanno succedendo troppe cose. Allora, vediamo, leggiamo. Vabbè, è inutile che leggiamo, vediamo cosa ci dà. Vantaggi di sì. Va bene, facciamo questo. L'altro ci dà cose più negative che non vorrei. Allora, noi abbiamo smesso il generale nuovo. Silvestro Bembo, mamma mia, con 2 stelle. Milano sta un po' rompendo i culi un po' a tutti, a quanto pare. Ragazzi, ora sono passati 3 anni, più velocemente se avete visto. Ah. Milano continua a dichiarare guerra alla Svizzera. Se ne approfitta tantissimo. Io sto aspettando che l'Italia esca dal Sacro Romano Impero, perché così posso attaccarlo. No, Ferrara non posso attaccarlo assolutamente. Milano sì, mi sa che ha, infatti, ha troppi nemici e non alleati. Sarebbe attaccabile. Quindi direi, non so se quanto dura il core. Direi di aspettare altri 5 anni. Appena il 1480 iniziamo a fare core, ad esempio su Parma e Cremona.
che non possiamo prendere anche Milano perché costano tantissimo queste province. In Italia aumenta il war score di war score, scusatemi, l'espansione aggressiva di tantissimo. Perché i territori in Italia sono valgono tanto. Vi faccio vedere, aspettate un attimo. No, dovrebbe essere. Oh cavolo, fermati. Allora, dobbiamo trovare, mi sa che non l'ho messa. Allora, ok. Aspettate un attimo che è scoppiata un'altra rivolta. Ah, ok, Corfu. Guerra civile. Aspetta, prima di annetterla mi sa che devo aspettare, perché sennò mi crea problemi. Ok, siamo con la tecnologia diplomatica avanti di tantissimo. Infatti dovremmo essere quella più avanzata, tecnologia. Sì, ok, perfetto. Poi un'altra cosa volevo dire è development. Allora, ragazzi, ad esempio, guardate, in tutto il mondo. Mi sta bene questo. Guardate in tutto il mondo. I territori più costosi, come vedete, sono quelli francesi. Quelli rossi sono quelli che valgono di meno. Arancioni, diciamo, sono i territori standard, quelli base. Quelli gialli e verdi sono i territori più costosi. Se ci fate caso, sono in Francia e in Italia. Ad esempio, in Italia è uno dei territori più costosi è Milano, insieme a Parigi. Sono i territori che valgono di più. Anche Napoli, in esso, come nella realtà, giustamente, tempo fa era uno dei territori più costosi. Forse. Sì, diamoci un po' di. Mamma mia, che palle. Quante cose negative stanno succedendo. Sto qui mi sa. Aspetta, vediamo. No, dobbiamo aumentare la tecnologia assolutamente, se no rimaniamo indietro. Come dicevo, Napoli forse doveva essere anche più costosa di Milano, perché era uno dei territori che valeva molto di più in quel periodo, finché non si è fatta l'Unione Italiana, che poi è stata, diciamo, smantellata proprio da Savoia. Il sud è stato proprio smantellato, ma non solo il sud. Anche ad esempio Venezia è stata smantellata da Savoia, cioè ha spostato tutta la sua potenza ovviamente in quel punto, perché quando si è stata fatta l'unione è stata fatta tipo forzata. Qui mi dice se perdere, lì prendo più rischio di rivolte, sinceramente attualmente non posso permettermelo. Comunque cambiamo la regione a Creta. Rodi, perché non posso? Ah, non ho il controllo della provincia. Come non ho. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Raga, ora passavano tanti anni senza che avessi conquistato il territorio. Ma che abbiamo avuto 1000 truppe qui. Dopo le aggiungiamo all'esercito. Cioè, seriamente? Io non ho conquistato Rodi, sembrava che l'avessi fatto, però va bene. Ritorniamo lì al più presto e riprendiamola prima che si ribella. Meno male che me ne sono accorto in tempo. Cioè, me ne sono accorto grazie alla regione. Io ho convinto fosse perché non si vede bene. Cioè, guardate la linea trasparente. Con giù, potremmo farla meglio. Ah, vabbè, l'isola è piccolina. Dai, via veloci. Ok, aumentiamo la velocità ora. Porco Giuda. Meno male che me ne sono accorto in tempo. Andava a finire male a quanto pare. Olè! Bellissimo quell'evento, quanta roba mi ha dato. Che culo. Ok. Ora possiamo aumentare la tecnologia militare. Assolutamente. Forse siamo i primi ad avere i cannoni, mi sa. No. Io direi di cambiarlo adesso. Aspettate ragazzi, ogni tanto devo rallentare. Oh, posso avere anche due generali. Allora, assolutamente da vedere due cose. Abbiamo i primi cannoni, ragazzi. Perfettissimo. Siamo una delle nazioni che hanno i primi cannoni. E dobbiamo assolutamente farli. Ovviamente. Produciamo almeno due per adesso. Ci stanno. Ok. Perfetto, ora abbiamo anche quello. Poi un'altra cosa. Possiamo costruire chiese a Naxos, che ora lo facciamo visto che è cambiata religione. Quindi dovrebbe aumentare il livello delle tasse. Beh, fa schifo. Ah, cavolo. Questo non vale un cavolo quel territorio.
Questo vai, ci sta, questo lo aumentiamo. Nexus, non so che posizione. Vediamo che bonus. Mi sa che l'unica cosa buona è militare. Forse potremmo sfruttarlo militarmente. Tipo manpower, quanto ce ne dà di più? Vabbè, ci sta. Non è molto però. È finito l'assalto, qui controlliamo perfettamente. Ok, sì. Dovrebbe essere finito. Porco Giuda, porco. Tra poco perdiamo un territorio a cavolo di cane. Ok, ora dice che il territorio è mio tranquillamente. Comunque ragazzi, è uscito un evento stupendo, ci ha dato moltissimi bonus. Per quanto riguarda ormai le truppe dei mercenari, ne ho messo anche rivale, Milano. Quanti cavoli di rivali? C'è un bel po' di rivali, mi sa. Vediamo. Eh sì, c'ho 5 rivali. Tra cui Austria e Milano, io non li vedo come rivali. Vabbè, più rivali abbiamo, in teoria. Vediamo questo. Non posso perdere altra inflazione così alta. Già sto indietro di tecnologia. Comunque, come dicevo, il nostro caro paese ha troppi rivali, però dovrebbe darci dei bonus avendo più rivali. Infatti, ci dà più bonus. Allora, mettiamo un attimo. Oh cavolo, che cazzo di generale che ci è uscito! Minchia, questa è una bestia. Questo da mettere assolutamente, Tommaso. Caro Tommaso. Ragazzi, ora militarmente siamo messi molto bene. Direi di vedere un attimo. Ok, siamo arrivati proprio al massimo delle truppe. Però essendo un'azione molto potente in commercio, i soldi ci abbiamo. Possiamo anche superare il limite. Ok, possiamo fare il workshop. Questo è ottimo. Per Venezia soprattutto. Desiderio di riforma. Facciamo questo, porco Giuda, mamma mia. Aspetta, vediamo i territori che ci danno più soldi. Mantova dovrebbe darci un bel po' di soldi. No. Ok, perché è ancora con l'autonomia alta, sì. Vediamo Friuli, ad esempio. Il territorio adesso è più costoso che ci dà più soldi. Attualmente è Verona. Io direi di farlo a Verona, che ci dà un bel po' di soldini. Ok. Cerco sempre di costruire lentamente, non troppo veloce. No, perdiamo 2000 di manpower, perfetto. Direi di metterlo questo qui. Stavo dicendo, direi di non costruire subito velocemente. Sì, in teoria dobbiamo sempre aspettare che alcuni territori possono aumentare di prezzo, oppure dobbiamo controllare che tipo di struttura fare lì, in base a cosa ci potrebbe servire. Ad esempio abbiamo il manpower basso. Siamo una delle nazioni con manpower basso. Ad esempio potremmo, posto di costruire tipo che dava poco. Tipo Istria dà così poco di soldi. A posto di costruire, visto che abbiamo il limite di strutture da costruire, ci si potrebbe fare questo che ad esempio dà 375 di manpower in più. Oppure ad esempio, non so, potrebbe valere più del commercio, più potrebbe servirci per le navi. Svariate cose. Ad esempio, attualmente potrei un po' aumentare il manpower della nostro paese, perché abbiamo basso, in teoria. Abbiamo 20.000 uomini in tutto, cioè da reclutare. In teoria vuol dire che quando andiamo in guerra con questi 24.000 ne muoiono diversi, noi sfruttiamo questi 20.000 che sono qui per il nostro esercito. Quindi vuol dire che in totale noi possiamo usarne 44.000, mettiamolo così. Ad esempio c'è Austria che ne ha il triplo di noi, faccio vedere, ad esempio armi, mettiamo manpower. Ad esempio, guardate l'Austria, quanta ne ha? 44.000, vuol dire che più 34 più 44.000 ci farebbe male, è tantissimo. Ad esempio, noi avendo la Francia che ha lo suo stesso manpower, il suo stesso prezzo, cioè della nazione, poi ricordate, l'Austria è piccola, e vi state chiedendo, a differenza di Francia, cioè più potente della Francia, è attualmente più potente della Francia per il semplice fatto, perché fa l'imperatore. L'imperatore ha dei bonus. Questo dobbiamo cambiarlo assolutamente. Ok. È l'imperatore, quindi ha dei vantaggi. Ad esempio, non mi ricordo ora che bonus dà. Ora andiamo a controllare. Ad esempio, vediamo cosa dà. Allora dà
21.000 di manpower. Quindi già vi ho detto tutto. 21.000 di manpower in più e vi dà più 21 di truppe in più da fare. Vi dà anche bonus in relazioni, possibile advisor, un comandante in più e spy network orchestration. Quindi dà tantissimi bonus. Quindi è utile essere imperatore. Però se uno se la sa giocare bene con altri paesi potrebbe sconfiggere l'Austria. Ad esempio la Francia è il paese più semplice da giocare, in teoria. Il gioco consiglia sono gli ottomani, Francia e Castiglia. Infatti l'Austria non è consigliata all'inizio, quando sei alle prime armi, perché non è così semplice come può sembrare. Ok, possiamo cambiare anche la regione a Rhodes. Allora, tecnologicamente militare, tecnologia militare a quanto stiamo? Siamo aumentati, io direi adesso di puntarla all'idea, vai. Così abbiamo armi tradizionali che ci permettono di fare generali un po' più forti. Comunque, ragazzi, credo di sia meglio fermarci adesso. Siamo arrivati nel 1483, abbiamo giocato all'incirca 13 anni. Il gioco sarà molto più lungo, questa sarà una delle serie più lunghe. È nata un'altra nazione, Leon. È il vassallo di chi? Castiglia, perfetto. Castiglia forse si sta riprendendo, forse, non vorrei dire stronzate. Ha conquistato alcuni territori. Speriamo che si riprenda. Mi spiacerebbe non vedere la Spagna. Comunque, ragazzi, a parte ciò, siamo finalmente arrivati in una buona posizione del gioco. Cioè, siamo messi bene, abbiamo tantissime truppe, abbiamo buoni alleati. E diciamo che attualmente di rivolte siamo a rischio bassissimo. Solo Rhodes, perché attualmente stiamo cambiando la regione, quindi è un po' forzata la cosa. Quanto riguarda qui ora, sto aspettando che si abbassino un altro po' le truppe, così le vado a sconfiggere senza perdere ulteriore manpower a caso. Bene, ragazzi, ci fermiamo qui. Vi dico che questa serie sarà una delle più lunghe, perché comunque il gioco finirà nel 1800. Non so nemmeno se ci arriveremo, dipenderà comunque se vi piacerà la serie e continuerà a piacervi, almeno quelle persone che la seguono. Comunque, ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!